Quali sono le critiche che avanzate rispetto al ritorno alla modalità d'esame prepandemica? Le critiche alla modalità di esame prepandemica sono un semplice far notare che noi studenti che quest'anno sosterremo l'esame di maturità abbiamo vissuto quasi due anni e mezzo in didattica a distanza e quindi subiamo e abbiamo ancora con noi tutti i danni che questo ha portato, tutte le ore di studio mancate, tutte le lezioni fatte a metà perché mezza classe era in DAD e mezza no, tutte le lezioni fatte a un terzo perché stavamo tutti in DAD e il docente non aveva modo di confrontarsi con noi, tutti gli argomenti studiati male perché tanto c'era la sicurezza di stare a casa e quindi di poterle risolvere il compito in qualche altra maniera. La critica è questa, oltre il fatto che poi il ministro abbia deciso di annunciarlo adesso. Abbiamo passato 3 anni maggiormente con la didattica a distanza, quindi abbiamo lavorato molto poco le prove scritte, non abbiamo neanche esercitato le competenze che servono per affrontare quello che è un esame scritto. Come sono stati, diciamo, agevolati quelli dell'anno scorso, dell'annata precedente, crediamo che comunque siamo stati svantaggiati anche noi avendo passato un ulteriore anno intero con un avanti e indietro all'interno della scuola, perché anche se adesso dovremmo stare al 100% in presenza, ci sono molte classi che hanno i casi positivi di Covid in classe, quindi stanno in DAD, quindi abbiamo l'esame scritto si affronta con un percorso e noi questo percorso non ce lo abbiamo. Pensate che l'esame di Stato sia ancora un passaggio obbligato e fondamentale oppure dopo la pandemia si potrebbe addirittura eliminare? No, sicuramente l'esame di Stato è un passaggio fondamentale per la crescita di ogni ragazzo, per questo si chiama maturità, ma questo non significa che quest'anno si debbano per forza rimettere gli iscritti, dato che negli ultimi 2 anni noi siamo stati forse quelli più oppressi da questa pandemia, avendo fatto sia terzo che quarto in DAD, o comunque la maggior parte della didattica in DAD, quindi riprendere quest'anno totalmente in presenza e con una didattica avendo molte lacune è stato veramente difficile. Quindi noi siamo qui per manifestare più perché è ingiusto il fatto che facciamo gli iscritti piuttosto che per la formula che è stata decisa. Perché dite di no alle prove scritte? Vi sentite meno preparati per via dei 4 anni in DAD? Qual è la proposta degli studenti per l'esame di maturità? La proposta è quella di mantenere gli esami e le stesse aspettative che hanno avuto le persone in precedenza. 2 anni di DAD non hanno di certo migliorato il nostro stato di studenti e di studentesse e di conseguenza non ci sentiamo pronti ad affrontare una prova che ci mette in difficoltà, non soltanto dal punto di vista scolastico ma anche psicologico, perché affrontare una prova scritta dopo 2 anni di Covid, dopo 2 anni a distanza, ci ha messo una pressione veramente assurda. E il problema è davvero il come affrontarlo, perché non ci sono stati dotati né mezzi, né modi e soprattutto i tempi. O siamo all'inizio di febbraio e non sappiamo né le prove che faremo né come saranno. Quindi prepararsi in 2 mesi è veramente una cosa impossibile.